Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa undicesima parte della Soul Link a Pokémon Oro e Argento. Qui con noi c'è... il Rocket! Bentornati nella mitica Soul Link con una coppia, bellissima, mi piace. Dai, bella introduzione mi dicono. Ragazzi, non mi sono ancora ripreso dalla scorsa parte, in poche parole. Dopo la scorsa parte, che se non avete visto vi invito a vedere, ci ritroviamo in questa località. Esatto. Per un motivo molto specifico che adesso Luke ci spiega. Allora, io mi devo ancora giungere, devo ancora andare a Violapoli. Però ragazzi, abbiamo deciso, visto che abbiamo da fare la palestra la torre radio, abbiamo detto, ma perché non fare il surf a Violapoli e trovare il Pokémon a Violapoli? E quindi quest'oggi faremo questo e poi dopo... Te lo dico io perché io in squadra ho lui, ragazzi, merda. E quindi poi dopo che si spera catturiamo questo Pokémon, stopperemo un attimino e poi lo alleniamo, sennò veramente ragazzi moriamo malissimo in questa parte, sul serio. Cioè. Esattamente, okay. Potrebbe essere un problema. Ok. Fai la cattura, intanto io sto arrivando. Tra l'altro ho trovato uno strumento sull'altra riva che è una bacca normale, quindi non la raccoglierò. Onesta, ok, ho trovato tutto il Pokémon. Chi è? Dai, qualcuno di buono, ti prego. No, chi è? Rip Montezuma. Exatu? Oddio, sì, perché? Rifarla. Dai, io sono qua a Violapoli, vediamo un po' la cattura, no, ti prego. Luke, dai. Ladybug. Oddio. Ladybug. Non ci credo. Io ho trovato Meo. Raga, voglio uccidermi, veramente. Voglio uccidermi, cazzo. Io l'ho preso. Anch'io. A livello 16? Però, mica male. Perché c'ho, perché c'ho davanti Kame, che non fa manco parte più del team? Ok. Mi chiamerò merda 2. Ma raga, ma che schifo, dai. Mi viene il vomito alle ginocchia, madonna. Porca puttana. Ma non ci sta neanche. So. C'è stato. Ok, ragazzi, seconda coppia. Meo e Ledyba. Mamma mia. Lo chiamo come lo posso chiamare? Allora, io chiamo... come posso chiamare? Un meo femmina, Dio. Allora, Ladybug femmina, non lo so. Allora, la chiamerò... La chiamerò Persia, mamma mia, cioè. Porca, e io lo chiamo miseria. Coccio, come Coccio. Coccio! Come... non lo so. Raga, siamo veramente alla morte civile in questo studio. Via, Coccia, presa. Ok, Persia, una coppia veramente eccezionale. Ok. Molto Io comunque l'ho trovata al 20. Quindi niente, signori miei, adesso stoppiamo un attimo, li alleniamo e poi ci facciamo trovare alla palestra di Alfredo. Esatto. Ok ragazzi, rieccoci qua, tornati dopo quasi 3 ore di allenamento e di crash della connessione. Abbiamo allenato i nostri membri fino al 34, esatto. Luke dai conferma. Esatto, confermo 34 livello per la nostra seconda coppia che finalmente è nata, finalmente. E niente. Facciamo vedere anche i moveset che non sono effettivamente malaccio, sono riuscito a rimediare un moveset decente del buon Coccia. Anche io quindi... alla fine, possiamo dire. Con forza mega calcio, ce la caviamo in palestra, si spera. Dai. Esattamente, qua abbiamo un po' il giga supplemento. Niente, entriamo in palestra, prechiamo lo Shiva, qualsiasi divinità esistente. Oh cazzo, vedo che c'era il pavimento ghiacciato, Dio. Ok, vero. Io sono già arrivato dal primo allenatore. sono già arrivato dal freddo, che cazzo. Vabbè. Mia donna, che cazzo sei, supereroe. No, dai, mi ha fatto fuoco pugno su Coccia. Intanto io mi sono beccato Ladybug, questo allenatore, ok. Grazie. Giura? Sì, comunque non abbiamo detto che li abbiamo evoluti, ovviamente. Sì, giusto, raga. Non ce l'avremmo mai fatta, giusto, raga. Cioè, morivano subito. È stato un parto che non avete idea. Esatto. Gyarados, ok, come tutto vuoi tu. Tutto fatto di Switch, mamma mia. Ole, battuta... Luke, io non mi ricordo assolutamente come si fa. Ah, ma è qua Alfredo. Secondo me non ricordo neanche io come si fa. No, assolutamente, ma sai perché? Perché io non li ho mai finiti Pokémon ho finito Gold, ma... Mi ricordo che era abbastanza un casino in questo pavimento. Cioè, almeno quando ci giocavo io da piccolo, poi boh, cioè, non mi ricordo più. No, sto cercando di... No, cavolo, dove sono finito? Sono finito in un angolo della palestra dove c'era un allenatore. No, c'è un raggio su Coccia. Ok, Coccia, guarda che... Me l'ha congelato. Guarda che Coccia c'ha una difesa speciale altissima. Cos'è? Sì, ma Ledian non era messo malissimo. Aspetta un attimo. Minchia Ledian. Non se lo aspettava nessuno. No, invece. Forza antica su. Sì, madonna, veramente non so. No. Chi si aspettava che saremmo arrivati alla settima palestra con un Farfetch'd, un Ledian, un Wobbuffet e un... Cos'è che hai detto? Un Persian. Ma soprattutto io me la sto passando abbastanza male con i Pokémon che ho. Proprio male. Io devo andare a prendere dei rimedi, assolutamente. Ah, ma minchia, ma non ci sono i market. Merda, niente market. Vado a curarmi. Anch'io, devo andare a curarmi assolutamente perché raga mi stanno facendo il culo nonostante ci siamo allenati abbastanza. Io sto pensando dove dovrei andare. Scusa, dov'è il market? Ah, è qua, non vedevo il market in due case, madonna, legit.
Allora. No, cavolo, mi ha beccato l'allenatore stronzo. Troppo allenatore questa volta. Cadabra. Ok, usa trazione, per Dio. Ma com'è che erano quelli di Spectrum? Di Spectrum, Luke. Burrara. Sono fiero, cazzo. No, vabbè, raga, che cazzo di bicicletta. Sto cercando di capire dove devo andare. Sa che mi sto un po' perdendo, ma aspetta, eh. Devo arrivare qua sopra. Ah, forse ho capito. Fatto, no, io ho fatto. Zero, praticamente devi andare nel. Devi andare nella parte. È presente che c'è la colonna di. La colonna di sinistra. Mi pare che devi buttarti su da lì. Buttati su da lì. Come, Luke? Aspetta, c'è praticamente aspetta, il pilastro di sinistra, hai visto? Sì. Ecco, ti butti. Aspetta che mi sono dimenticato anch'io come si fa. Porca puttana. Ah, ok, aspetta. Hai fatto? Forse ci sto. No, dai, ho sfidato un'altra allenatrice che non c'era. Pure io, cazzo, l'avevo fatto. Luke a Donphan. Mi viene una stretta al cuore. Musichetta triste per questo ricordo che è veramente. No, Persian contro Persian, ma no. Ma sei infame proprio. Allora, aspetta. Forse mi ricordo. Io più o meno ho capito come si fa, però adesso lo devo rifare perché volevo farti vedere e mi sono incasinato io. Devo arrivare lì, come cazzo faccio? Aspetta, Gio, aspetta che ci riprovo e poi te lo dico. Devi. Praticamente devi. C'è praticamente due pilastri all'inizio della palestra, li vedi? Due pilastri? Sì. Devi buttarti su da uno. Da quello di sinistra. Aspetta. Minchia, l'avevo fatto prima. Porca. Come cavolo si fa? Aspetta, raga. Cioè, se arrivo lì, sì. Ce la posso fare. Però devo capire come arrivare aspetta. Effettivamente lì. Minchia, raga, l'avevo fatto, mi sono scordato, porca. Ok, allora. La miseria. Sì, Luke, ce l'ho. Io no, io non mi ricordo più come si fa. Ce l'ho, sì, ce l'ho fatta. No, aspetta, io invece non mi ricordo più, raga, sono nella merda. Solo che c'è un problema, c'è un Pokémon che è semi-morto, quindi in teoria devo tornare indietro. Curati che è meglio, mentre io... No, i piedi. Ok, ho fatto anch'io, tranqui, E io sono dovuto tornare indietro per curarmi. Che faccio? Comincio la sfida, poi ti aspetto, dai. Allora, aspetta, adesso dovrebbe essere semplice per capire il meccanismo. Un bel... Allora, sono arrivato, vai. Dai. Leggili te i dialoghi. Allora, c'è questo caro Alfredo che dice... I Pokémon fanno diverse esperienze nella vita, proprio come noi, cosa sto dicendo? Anch'io ho sofferto molto in vita mia, visto che sono più anziano, ti mostro cosa intendo, caro figliolo. Ok, io devo andare via. Primo esempio di nonnismo nella storia dei giochi Pokémon. Raga. Doduo, così. Proprio eccolo qua, Alfredo. Diretto me lo spari. Esatto, diretto. Tiranitar. No, okay. Se comincio a fare minimizzato mi arrabbio tanto. Ok, shottato. Mi arrabbio anch'io, Gio. Ok, comunque il Pokémon più forte di questa palestra sarà il 31, ve lo diciamo già in esatto, anticipo così. Esatto, sì, Sudowoodo, minchia, il troppo basso Sudowoodo andrà giù, cazzo, spero. Cazzo, ultimo canto, vabbè, forte sei. Sì, bella casa. No, per favore, per favore. Golem. Per favore, mio Dio. Mi sa che l'ho vinta. L'hai vinta già, così, me lo dici così. Win! E Coccia quasi a livello 37, tra l'altro. Sì, ma minchia, già okay, già vediamo alto. Che MT mi dai, non sarà mai vento gelato, bensì... Tyranitar, ancora lui. Chi è? Che MT era già? Basta, dai, nebbia, basta! Che schifo! No, vabbè, io... Ma già è vero che qua mi chiama Elmo, dobbiamo andare diretti alla torre no. Adesso, vero? Sì, mi pare che andiamo a torre radio diretti. Ok, allora io inizio a volare non a Fiordoro. Non ci provare, non provare a fare contatore, bastardo. Mio Dio. No, oh, sono contro uno Skarmory infame. Raga. Non ce la fai? No, continuo a fare minimizzato e poi si ricarica. E contatore. Contatore non è molto potente, cioè non è che mi devo... Porca. Ah, minchia, c'è Fiordropoli che è completamente bloccato dai Rocket. Sì, 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 abbiamo preso... Abbiamo fatto i posti di blocco ovunque, in pratica. Te lo dico. Te lo dico in anticipo, ma non lo sai. Oh, qua c'è il giudice romantico, volendo che potrei cambiare il nome di merda, ma... No, è troppo rappresentativo. No, merda non può fallire. Dai, Dai. Non ce la fai, Luke. No, non ce la faccio. Ok, ho vinto, raga, però cazzo di fatica, madonna. La tua forza mi ha impressionato. La tua volontà Luke, ti farà superare ogni vita. Sono andato tipo per curiosità alla pensione. Sì, ti ho dato l'uovo. Sono entrato nel recinto, ho fatto surf, ho trovato un Pokémon. Ma quel percorso lì comunque sì, l'abbiamo già fatto. No, lo so, però quel Pokémon è Mew. No, vabbè, non ci credo. Pensa se avessi trovato Mew. Che sbatti. Sono fuggito comunque. Boh, io entro nella torre. Raga, io devo farmela a piedi purtroppo fino a Fiordropoli. Arrivo, tu allora, entro. Io nel frattempo vado a prendermi i rimedi. Raga, sai? Quanto sono sfigato senza merda io. Cioè, tanto. Faccio cagare. Se... Perché? Vedi che... Perché ti ho dato una Pokéball a cazzo? Sono un coglione. Stavo dicendo.
Ah, comunque abbiamo scoperto. Cioè, abbiamo scoperto. Abbiamo pensato che la prossima cattura potremmo anche fare la Fiord Europa, visto che c'è l'acqua. Cioè, ci siamo arrivati, ragazzi. Prima, ci siamo Fiord arrivati. Fiord Pescopoli, scusa. Sono anche le 9 di sera, ragazzi. Quindi sto impazzendo. Dovete capire, parole. Raga. Lasciate un bel mi piace per questo Rocket che alle 9 di sera registra solo per voi. Solo per voi, appassionatamente. Io ho il clip pistola. Ok, boh, io sto per entrare. Idem, sono a Fiordoropoli praticamente. E parte la musichetta fiera del Team Rocket. Qua c'è un PC dove posso vedere tutti i miei morti. Che bello. Che musichetta epica era? Ok, vai. Ci sono. Olè. Allora, ragazzi, faremo metà tornerà. Già intanto siamo a 10 minuti, quindi la metà la faremo. Sì, alla fine vediamo quanto arriviamo. Esatto. No, mi sono fatto fregare a questo qua, mi sono fatto sfidare. Heracross. Shackle. Di Heracross ho paura, obiettivamente. Shackle regalino. No. Comunque non te l'ho detto. Sapete che prima Persia voleva imparare regalino, ovviamente. No. Della serie, sì, subito. Sì, sì, guarda, sono subito. Mi è arrivato merda a risolvere la situazione, ha shottato l'avversario. Lanturn. Lanturn mi ricorda una certa Pokémon Y Wonderlock proprio. Mamma mia, Lanturn, che vita. Ok, adesso deve arrivare il rivale, vero, dopo aver battuto no, questa rete. No, il rivale è nei sotterranei, Gio. Ah, già, il rivale qua si faceva vedere solo in sì. Heart Gold Soul Silver, infatti, vero. Ecco, il rivale comunque lo faremo nella prossima parte, lo diciamo. Sì, cioè, infatti. Diretto. Allora, qua boh, inizio a sfidare un po'. Ledian, perfetto, Ledian contro Ledian. Mi sembra una sfida ecco. No, Electric. No, ho cominciato a far ripresa, che sbatta. E vabbè, cosa ti devo dire, ti mando merda e ti shot. Ragazzi, intanto c'è di nuovo Electrode, come posso vedere qua. Ma io tanto se gli faccio una fossa lo distruggo. Ah, loro forse non lo sanno, alla fine raga, abbiamo scoperto. Esatto, perché alla fine la mossa non è autodistruzione. Praticamente io ho velocizzato pensando che non avesse autodistruzione. Invece mentre velocizzavo mi ha fatto destino obbligato e quindi mi ha fregato Arbok, così. Lo so. Musichetta triste. Lo so, raga, sono pirro. Ok. No, Luke. Luke che gelo pugno, attenzione, mamma mia. Non sottovalutarti. Allora, Giga Assorbimento, Machop. Mi piace troppo sto rifugio, però. No, dai, ma paralizzato, che sbatti. I nostri piani. Sto tipo sto edificio c'ha tipo un'epidemia di rocket. Troppo cazzo, ragazzi, basta. Sono tantissimi. Basta. Cioè, avete avuto, ho capito che vi piacciono i rocket. Basta però, uno, due. Cazzo, devo uscire a prendere altri rimedi, Luke, perché mi sono dimenticato di prendere tipo antiparalisi e simili, quindi ci ho messo tempo 30 secondi ma ho subito paralizzato. Questo qua prende la mira. Evviva. Sì, prende pure la mira, amico. Allora, okay. Antiparalisi, un po' ignoranti. Ignorantissima. Antidoti pure. Ecco, l'antidoto è un po' un problema, perché se mi avvelenano e mi crepo un sì, po' esatto. Con veramente smadonno fine tutto. No, raga, smadonno tutto e il calendario finisce male. Allora, ole. Cici buffon cheat in poche parole. Cazzo, mi ha beccato. Prendo il calendario di camera mia e gli faccio fare un volo dalla finestra che mi chiama Anquetti. Giga assorbimento. Tu dove sei, Luke? Sono comunque al secondo piano. Presente dove c'è la porta, dove bisogna mettere la priporta per andare nei sotterranei. Sono lì davanti praticamente. La madonna. Giovane. Io questo rifugio lo conosco come le mie tasche. Cioè, è giusto. Beh, giustamente. È anche giusto che mi trovo. Puoi mettere. Merda. Ok, per fortuna in questa gen qua lega tutto, non è infamissima come nella prima. No, mamma, direi anche per fortuna. Cioè, mamma mia. Assolutamente. Un seguimento. Ole, perfetto. Io sono estra. Ma tu le hai saltate o le hai battute queste? No, ne ho saltate due. Ne batto due e ne affronto due. Devo saltarle anch'io perché sennò qua non mi muovo più. No, raga, tre sono. Io in questa stanza ne ho sempre affrontate solamente due, le altre le saltavo sempre. Quindi farò sono così infinite. Cazzo, no, però. Idropompa a casa pure Grimer. Ole, perfetto. Ok, sono salito anch'io. Via, a casa. No, sto crescendo abbastanza bene. Allora, questo qua me lo evito. Questo qua lo evito. E giga assorbimento ignorante in faccia. Ok, Spinarak, tu vuoi veramente farmi fuori con uno Spinarak? No. Adesso dove devo andare, Luke? Perché ci sono due strade, tipo qua. No, per due strade, scusami, aspetta un secondo. No, mi ho fatto destino obbligato anche a me, no. Fermo, calma, ragioniamo. No, ma c'è soltanto una strada, penso. Non ci sono due strade. Luke, un attimo, poi ci ragioniamo. Tranqui, dato che io ho fatto un'altra recluta. Ok, ha fatto Mattindoro. Mattindoro cosa fa? Recupera questa valle di lettore? Non credo. L'ho buttato giù, perfetto. Grande così, un altro ostacolo superato per la Soul Link. Oh. Golbat, mamma mia, proprio fiero. Comunque ho su Natu e a casa, minchia Guido, a casa si pure. No, non c'è fiamme su Coccia. Ah, ok, minchia, mi ha tolto 10 PS. Okay, Coccia, guarda che è resistente, non me lo aspettavo così potente. Regge tantissimo. Anche Persian. Mi si blocca la ROM un po' a caso. Vabbè, raga, dai, queste qua sono problemi del Winds Pro. Ah no, è vero, c'è solo una strada, l'altra me la sono immaginata. Sì, l'altra praticamente dovete usare la priporta dopo, se non sbaglio. Infatti. Aia.
Via. È la serratura dell'apriporto. Ok, devo. Tu sei la recluta prima delle scale? Sono praticamente al terzo piano, dove c'è praticamente una recluta e uno scienziato. Non so se sei in quel piano. Ah, sei già avanti. Ok, adesso ti raggiungo appena riesco. Ho trovato Scissor Luke, ti ricorda qualcosa? Mamma mia. Raga, meglio non ricordare queste brutte cose, fanno male alla salute. Comunque, c'è merda che sta shottando tutti. Ragazzi, merda, non ve l'aspettavate. Tutti. Non ve l'aspettavate così potente, merda. Non se l'aspettavano. Ma sinceramente io non mi aspettavo neanche così forte Persia e Coccia. E Leidian, ma vero? Cioè, non me lo aspettavo così forti. Oh, dai, questa qua me la evito, sfido solo questa. Sì. L'avevo appena detto, mi sono beccato un calcio salto detto in faccia da Slowpoke. Porca puttana. Raga, c'è cioè io un doppio team? No, mica si inizia a fare cazzo, Luke, ho finito i pipì di tutte le mosse di calcio. Quasi anch'io. Io praticamente sono senza super. Sì, super calcio, mega calcio. Però io forse ho un Elisir Max, sai. Buono. Sì. Ah, anch'io, penso anch'io. Anzi, no, io sono povero, stavo scherzando. Ok, io sono dal capo. Idem. Bella, allora affrontiamolo. No, ma aspetta, mi sa che non. Ah, sì, dovevi affrontarlo qua, è vero? Secondo me sì. È questo che ti aspettavi? Sbagliato, sono un impostore, ho finto di essere bello direttore. Fa parte del mio piano per prendere il potere, giusto? Ah, è quello di prima. Sì, è il non il Milas, l'altro, che non mi ricordo ancora come sì, si chiama. Sì, è lui, quello dell'altra volta, sì. Esatto. Pikachu, manda ma Pikachu. Ma perché mi si blocca la ROM oggi? Non capisco. Manda Pikachu, quindi vuol dire che alla fine ci hanno fatto rubare sto cazzo di Pikachu da Ash. No, fuoco bomba su Coccia, ormai è una certezza, Coccia le regge tutte. Ok, che me l'ha scottato, quindi fa schifo. Minchia, tanto vedo solo adesso Joe ha 6 Pokémon questo qua, Cioè. Minchia, c'hai ragione. A che livello è il tuo Coccia? 40. La madonna. Ok, idropompa, perfetto, devastato. Aia. Arcanine, perfetto, pure lui. No, ho fallito. No, furia. No, stai fermo. Ok, no. Ti mando merda per sicurezza. Cazzo. Io non avrei mai pensato di riporre le mie speranze di vittoria in un Farfetch'd, veramente. Aia, ho paura. Polneve, merda. Cosa? Mi ha congelato, che spazio. Ma chi è questo, Duke? Un Gusty mi sta paralizzando, mi ha fatto maledizione. Oh, io ce l'ho fatta. Io no, cavolo. No, movimento sismico su Persia, oddio, no. No, ti prego, non fare brutto colpo. No, fare brutto colpo. Ok, non ce l'ho fatta a fare brutto colpo, però cazzo. Ok, io ho ottenuto la priporta. Raga, è possibile che... Penso, No, è chiave dei sotterranei. No, chiave dei sotterranei, Gio, chiave dei sotterranei. Fanculo, ho incontrato una recluta per sbaglio. Vento gelato. Crepa, bastardo, livello 38. Palassi ma tu sei scemo tu. Oh Luke, ma la prossima parte della... Sì, dica. Ok. La prossima parte della torre, cioè l'altra parte la facciamo nella prossima. Sì, adesso appena finisco qua ragazzi stoppiamo perché la prossima metà la faremo la parte dolce la faremo nella... Sta andando bene, c'è un problema qua. Che è successo, Joe? Sto sfidando un bell'awesome che ha gelopugno, io c'ho entrambi i Pokémon che sono deboli. Figa, no. No. Cos'è? Mamma no, Luke. Suicune mi sta... Ha attivato un Suicune, mi ha fatto aerocolpo. Dio, no, guarda che sto... Io sto rischiando contro una recluta, raga, cioè, pensa a te. Raga, sto rischiando veramente troppo. Non è critical. Troppo. Vai giù! Non crepano, madonna, raga. Perché... Oh, ma sono questo coso qua è immortale, sto bell'awesome. Okay. Tocca a me divertirmi un po'. Bastardo. Ok, vai merda, fai un mega pugno, olè a casa. Ok, giù. Kabutops. Minchia, devastato, a casa. Cazzo, non però così. Sai cos'è? Okay. La cosa buona è che Wobbuffet c'ha 226 punti salute, quindi... Dai, ok, però. Io vado a cacciarmi nei sotterranei, cioè almeno... Nei pressi dei sotterranei, così inizio a concludere. Sì, ok. Io sono il penultimo Pokémon del generale ancora, purtroppo. Ultimo Pokémon. Che ce la fai? Arbok. Non ci credo, Arbok. Proprio me lo vogliono proprio far notare sta cosa. Ok, Arbok, ragazzi, Senti, contro Luke. Persian. Che soffre per le punte? Figa. Ok. Minchia, ti ha messo pure le punte. Che stronzi. Arbok usa sdoppiatore di Arbok. Porca miseria, raga. Fossa. Di Persian, ti prego, mandalo giù. No, non lo manda giù, cazzo. Sdoppiatore di Arbok, aia. No, che non mi fa un cazzo, vero. Crepa. Dai, crepa. Vinto. Minchia, che vittoria scusata, però, cazzo. Ho vinto. Meno raga. Male. Ok, io mi fermerei direttamente qua dentro, ragazzi. Nella prossima parte andiamo nei sotterranei. Quindi direi che puoi pure concludere, John. Vai. Esattamente, signori miei. Quindi, se questo episodio della Soul Link vi è piaciuto, noi vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi ad entrambi i canali.
quando rispondete alle domande del giorno che trovate qua sopra nella sidebar, e passate un po' da tutti i social che troverete in descrizione. E ovunque, ovunque ragazzi, mi raccomando. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale della Legend, perché il prossimo episodio esatto, si 12 sul suo canale. Giusto, giustamente. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye ragazzi, buon pomeriggio.